In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato. Tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. Una cosa, non vi preoccupate. Certo, Gesù ce l'ha messa tutta per provocare i farisei sul tema della diseguaglianza e ingiustizia sociale. Ha persino giocato il jolly della ricompensa divina verso i poveri Lazzari e la dannazione eterna dei ricchi e puloni. Ma se l'intento era quello di richiamarli a conversione, il finale smentisce l'intento. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Come dire, non c'è nulla da fare. Questi non si convertono. Eppure Gesù sapeva dalla Bibbia che Dio, suo Padre, non gode della morte del peccatore, ma che si converta e viva. Come poteva Gesù chiudere una parabola non concedendo possibilità di salvezza per i familiari del ricco e pulone? È vero che il Salmo 49 sentenzia: «L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che vanno al macello». Ma è anche vero che Gesù è venuto sulla terra per salvarci, per dare un appiglio per la conversione a tutti. Quindi qualcosa c'è per scuotere i farisei. E se Gesù ha raccontato questa parabola, vuol dire che l'elemento di conversione è esattamente qui, nel brano. Ora, l'intimidazione dell'inferno, gli interventi straordinari dal cielo, le apparizioni dei morti non servono a nulla. L'ascolto della parola di Mosè e dei profeti dovrebbe incidere, ma i farisei, lo sappiamo, la interpretano a modo loro e quindi non serve. Cosa rimane allora per la conversione? Beh, rimane il segno più importante, Lazzaro. Lazzaro è l'ultima possibilità per la conversione di chi vive nell'abbondanza e nella superficialità. Lazzaro è il volto del povero, del bisognoso, del figlio inaspettato, dell'alunno ribelle,
cioè di colui che ti costringe a responsabilizzarti e comunque uscire dalla tua comfort zone. Ma Lazzaro nel Vangelo aveva delle ferite, delle piaghe, era un crocifisso. Allora il segno ultimo per la nostra conversione è proprio il crocifisso. Guardate a lui e sarete salvi. L'ultima parola per la conversione è proprio Gesù crocifisso. E chi è Lazzaro che sta ogni giorno di fronte a te e ti provoca per la conversione? Chi è il volto che ti chiede di prendere in mano la vita e responsabilizzarti di fronte ad essa? O qual è l'elemento di prosperità o di abbondanza che non ti permette di vedere più il volto del povero? Ecco, un film che vi consiglio oggi è un vecchissimo film di Pierpaolo Pasolini, La ricotta. In realtà è un cortometraggio di 35 minuti. È interessante perché in una rappresentazione teatrale, diciamo, della passione, e viene fuori veramente chi patisce, viene fuori il crocifisso. Ecco, è l'uomo il vero crocifisso, colui che desta e provoca alla conversione.